Sebastian Contrario, cioè la versione cattiva di Claudio Cugusi, oggi vi porta a Cagliari e raccontiamo una bella storia. Non siamo in una discarica, anche se gli assomiglia. Questa invece è la città metropolitana di Cagliari. Questi sono i mezzi del centro antinsetti per i quali voi pagate l'assicurazione bollo. Guardate in che condizioni sono i mezzi della città metropolitana di Cagliari. E io al sindaco della città metropolitana, Paolo Truzzu, che deve fare anche il presidente della regione, a quanto pare, almeno si candida a questo, vorrei fare qualche domanda. Vorrei chiedergli se trova normale che la regione dia 1.200.000 euro ogni anno alla città metropolitana per far funzionare il servizio antinsetti, no? Derattizzazione, deblattizzazione, tutte queste cose fondamentali se non vogliamo vivere con questi mostri in casa, no? Da 1.200.000, stavo dicendo, la regione e la città metropolitana. E la città metropolitana che fa? Questi sono i documenti che lo provano, se serve qualcuno me li venga a chiedere. Da 1.000.000 di euro ogni anno a una società esterna, pubblica, che si chiama ProService, che svolge il servizio che dovrebbe svolgere invece il centro antinsetti pubblico. I risultati sono questi, cioè il pubblico ha tutti i mezzi sfondati e non può andare a lavorare, non può andare a garantire niente, il personale fa quello che può, ma in queste condizioni può fare veramente molto poco. È tutto invece esternalizzato a questa società esterna. A me pare che la situazione non sia corretta. Mi pare che sia necessario fare luce su tutto questo, perché francamente questo è lo spettacolo. Voi chiamate il pubblico e interviene invece una cooperativa di cui non sappiamo assolutamente nulla. Questa cosa non finisce qui e facciamo un'altra puntata presto. Ciao!